Cari amici, non so se avete notato, ma quando le cose vanno male in politica e i governi non riescono a ottenere ciò che vogliono, spesso salta fuori un nemico che è sempre lo stesso e che è una classe sociale, la borghesia, in particolare la piccola borghesia, accusata di anteporre i propri miseri interessi personali al grande rinnovamento e al progresso. L'ultimo in ordine di tempo ad attaccare i borghesucci è Beppe Grillo. Beppe Grillo, che ha mandato una lettera al Fatto Quotidiano in cui sostiene che i borghesucci sono maestri soltanto nella noia di vivere e che sono loro a stare dalla parte delle grandi aziende contro i dipendenti, sottopagati, sono i borghesucci a nutrirsi delle prelibatezze trasportate a domicilio dai ragazzi in bicicletta per pochi spiccioli. Ora, la prima cosa che dice è: ma da che pulpito viene la predica? Perché anche Beppe Grillo è un borghesuccio. Beppe Grillo nasce in una famiglia dove il padre ha una piccola azienda di fiamme ossidriche, poi prova a farsi rivenditore di jeans, ma le cose vanno male. Nel frattempo viene notato da Pippo Baudo e ottiene un giustissimo, un meritatissimo successo televisivo. Dal successo televisivo alle tasche piene di palanche, la strada è molto breve e infatti molto presto Beppe Grillo fa le vacanze da sogno in Sardegna, va a passare il Capodanno nel resort a 5 Stelle di Briatore, possiede uno yacht, in passato ha avuto tante macchine di lusso come la Ferrari, la Chevrolet, ha numerose proprietà immobiliari, ne dice solo due, una a Genova, una in Toscana. Insomma, ha tutti i tratti del borghese. Ma a parte questo, c'è una cosa che secondo me merita una riflessione. Cioè, allora, in Italia i primi ad additare i piccoli borghesi come nemici della rivoluzione furono i fascisti. Furono i fascisti e una testimonianza di questo fatto la fornisce l'opera intitolata Piccola Borghesia di Elio Vittorini, che era ancora uno squadrista quando la pubblicò e non ancora un comunista, come sarà poi dopo la guerra. In questo libro, appunto, ci sono già tutti quegli elementi di critica che troviamo nella lettera di Beppe Grillo. Dopo la guerra, gli avversari della piccola borghesia sono i comunisti, la piccola borghesia che vota DC, che pensa solo al proprio particolare e non all'interesse generale. Visti i precedenti, quando sento attaccare la piccola borghesia un po' mi preoccupo e per riprendermi vado a leggere un libro di Sergio Ricossa che si intitola Straborghese. Leggetelo, è un capolavoro.